Prova 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vai, sta arrivando, vai. 6, 6, 1, 1, 6, 6, 6, 6, 6, carica sta chitarra, carica. Sono io Marcello, mi raccomando, Non si può! Abbracciamoci. L'ideatore, l'organizzatore, il pensatore di questa bellissima manifestazione che dà speranza a tutto il nostro mondo è Agostino Penna. Agostino, bravissimo, complimenti. Organizzatore, no, io non voglio togliere il lavoro a nessuno. Come dire, ammuinatore si dice dalle parti mie. È più che altro... Ho solleticato il cuore di questi amici, hanno un cuore grandissimo e il nostro cuore tutti quelli insieme, quando insieme è per le maestranze, l'avranno già detto ma io lo dico perché è quello che mi ha mosso a mettere in moto, a rimettere in moto la musica e soprattutto a recuperare il rapporto attore-spettatore che è la cosa fondamentale. Rispetto tantissimo il web, ci ha dato una mano, è stata una panacea in questo periodo soprattutto, ma abbiamo anche bisogno di riprendere il contatto col sudore, con la passione, con l'interazione proprio del pubblico. E questo atto è un atto di coraggio che stiamo facendo qua stasera. Quindi Agostino, si può fare, lo spettacolo si può fare. Speriamo di sì, vediamo il finale di questa serata come va. Io credo di sì. Agostino Penna per Marcello Knight. Prova 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gino Marinello, un grande musicista. Riprendere a suonare dopo 4 mesi. Bellissimo, bellissimo. Non vediamo l'ora di cominciare, perché speriamo che questo sia solo l'inizio di una grande, di una lunga serie di concerti, anche con grande Marcello, soprattutto con grande Marcello, nei nostri tour estivi. Grazie. Casa Marcello Knight, direttamente da Piazza del Popolo, un grandissimo musicista, il cuore pulsante di Napoli, Tony Esposito. Tony, si può fare? Lo spettacolo si può fare? Stiamo provando, questo è lo start-up, è l'inizio. Paolo. Ma come mi sembra che sia già un successo, funziona, capito? Allora Marcello, credo che insomma sia ora di incominciare a suonare. Anche perché insomma la nostra categoria è stata un po' svilita. Abbiamo bisogno un po', no, di tirare le redini. Grazie Tony. Un artista per me immenso, The Voice, Francesco Pannofino. Grazie Marcello, sei veramente molto gentile, grazie delle belle parole. Bello stare qua, tentare di riprendere gli spettacoli dal vivo, di cui tu sei maestro. È una dimostrazione, Agostino Penna è stato bravo. Bravissimo. A organizzare questa cosa qua, perché si può fare, vedi? Noi mettiamo le sedie a distanza e ogni artista, adesso stasera è un atto simbolico, però qui in Piazza del Popolo, al centro di Roma, poi diceva che piovesse, avevo detto piove, invece guarda, è una serata bellissima, un tramonto romano straordinario e noi dobbiamo dimostrare che gli spettacoli dal vivo possono ritornare, noi artisti possiamo tornare a emozionare il pubblico e questa serata dimostra che si può fare. Si può fare, grazie Francesco. Grazie a te. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto. Stefano Fresi, Stefano, che emozione, a me mi ha dato un'emozione fortissima prendere un microfono in mano e ritornare sul palco. Tu che cosa invece hai sentito? Ho sentito la voglia di tornare a farlo senza dover dimostrare che si può fare, insomma, perché è tempo di ricominciare a far vivere lo spettacolo dal vivo e cominciando almeno, ecco, siamo all'aperto, quindi siamo in protezione, a distanza giusta, ma si può ricominciare a godere di quello che è il nutrimento dell'anima, della musica, del teatro e delle cose belle che ci hanno tra l'altro regalato i momenti di gioia a cui sono legati tutti i nostri ricordi, quindi ognuno di noi ha un ricordo legato a una canzone, quindi bisogna ricominciare a fare lo spettacolo dal vivo, l'emozione è incredibile. Poi
con lui. Grazie Stefano Fresi, grazie tanto. Ciao. Prova 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da Piazza del Popolo, Gianni Mazza. Quanto sei contento di ricominciare? Non vedo l'ora, si può dire. Quando si entra a casa tua, alla casa Marcello Knight? A che ora? Alle 22. Ah, che bello, vabbè, ma si beve? Voglio venire. Allora, assolutamente, prossimo ospite di casa Marcello Knight, il maestro Mazza. Grazie. Ci si può stringere le mani, sì. La luce di un bambino. Che hai detto? No, figlio, quelli che hanno l'ho detto. Visto in casa. Per casa Marcello Knight, Massimo Di Cataldo. Emozione? Beh, l'emozione di essere qua in questa piazza meravigliosa dopo tanto tempo che non si può cantare ed esibirci dal vivo, quindi sembra proprio forse più della prima volta. È vero, più di prima. L'emozione di prendere un microfono ed emettere, timbrare la propria voce è una emozione, credeteci, formidabile. Già, poi avere un pubblico che credo che per un artista sia, no? La cosa più importante, poter intrattenere, far divertire, qualche volta parliamo anche di arte, insomma, voglio dire, parlando di bellissime canzoni che sono il nostro patrimonio culturale, questo non deve secondo me passare inosservato. Grazie tante a Massimo Di Cataldo, grazie. La Piazza del Popolo, una bravissima musicista, sassofonista, baritonista, contraltista, tenorista, altri strumenti? Beh, solo il sax e canto. Cristiana Polegri, anche grandissima cantante. Ciao, ciao Marcello. Allora, fai parte della band, lei ha avuto, come dire, l'onere e l'onore di, insieme ad Agostino Penna, di accompagnare molti musicisti ed esibirsi lei personalmente. È vero che abbiamo provato qualcosa di indescrivibile? Sì, assolutamente sì, è stata un'emozione unica, era veramente tantissimo tempo, abbiamo tantissima voglia di esibirci, di suonare, di cantare perché ci manca proprio tanto. Grazie tante a Cristiana Polegri che sarà la prossima ospite di casa Marcello Knight. Grazie Cristiana. Grazie. Direttamente da Piazza del Popolo, una grandissima musicista, cantante, cantautrice, nostra ospite di casa Marcello Knight, Mariella Nava. Cosa farai questa sera? Questa sera sono qui perché voglio, perché ti voglio bene. Perché hai bisogno? Perché il pubblico ha bisogno di noi e noi del pubblico, e quindi vogliamo avviare questo motorino e un'accensione e per essere una spinta a ricominciare i concerti alla grande come ci piace fare. E come dobbiamo fare. Anche, è vero che noi abbiamo bisogno, perché è il nostro lavoro, ma anche il pubblico, l'anima del pubblico ha bisogno di musica, di emozioni forti. Siamo che artisti... incompleti, noi senza, sì, il pubblico, sì, e il pubblico senza di noi. Ah, una domanda ti volevo fare, ma tu sei veramente Mariella Nava? Guardiamo, vediamo? Sì. Marcello Knight. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che ci metto, saremo noi che abbiamo nella testa. Sarà la musica che ci metto, quella che non ha futuro. Sarà la musica che ci metto, saremo noi che abbiamo nella testa. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa, un maledetto. Per casa Marcello Knight da Piazza del Popolo, Claudio Lippi, tu non sai che meraviglia sentirti cantare, tu non sai che emozione, a parte che tu sei stato il mio scopritore, quindi io posso dire quel tu mi hai scoperto. Io chiedo scusa ovviamente a tutto il pubblico che ormai ti è affezionato, giustamente, però è una punta d'orgoglio, non ho scoperto. Ho avuto l'occasione di dare un'opportunità a chi la strameritava, per cui mi sento ancora in dovere, lo rifarei.
Grazie. Senti, ma io insomma ti ho apprezzato sempre tantissimo come cantante. Questa versione di Meravigliose mi è piaciuta molto, molto calda, molto soft. Se lo dici tu davvero mi fai, stanotte dormo sognandoti, che non è una cosa bella, insomma. Però mi fa piacere, non per altro, perché io ho vissuto a 58 era Volare, avevo 13 anni, io mi sono innamorato di Modugno e ho avuto l'occasione con un piccolissimo discografico di fare 3 anni fa un CD con La lontananza, Dio come ti amo, perché per me Modugno era la vita. Poi ho fatto con lui un'unica esperienza cinematografica che era Piange il telefono, per cui non fui praticamente pagato, anzi ci portavamo, facciamo i piloti e ci portavamo il vestito blu da casa. Lui ha guadagnato dei miliardi, ha fatto tutto il circuito degli oratori, le sale parrocchiali, eccetera. Ha incassato, io ho goduto di un uomo che secondo me doveva essere eterno. E queste cose, dovute anche a Migliacci, che hanno preceduto Migliacci Modugno, il battistimo gol della situazione, altri due geni, io le sento, ho la presunzione di fingere che le abbia scritte io. Meraviglioso, secondo me. Poi, da quando ho messo i bypass nel 2001, ho capito cosa volesse dire meraviglioso, quali siano le piccole cose che ogni mattina, che piova o ci sia il sole, ti svegli, cammini, puoi anche andare incontro ai problemi, hai la forza di risolvere. La vita è davvero meravigliosa, scusami, ne approfitto perché anche tu sei sulla stessa sintonia. Tu hai cantato delle cose, quelle che sentivi, che hanno reso ancora meglio dell'originale, rispettando l'originale, tra l'altro. Perché quando l'hanno fatto in Negramare è stato un omaggio che ha avvicinato Modugno generazionalmente ai giovani. Però ne hanno in parte a volte modificata la melodia. Anche l'armonicamente era, che per carità, legittimo e sacrosanto, per me era una piccola bestemmia per il mio modo di vedere via Modugno. Se non mi togli il microfono, noi facciamo notte, arriverà il decreto che permetterà gli spettacoli, tutti andranno a fare gli spettacoli e te saremo ancora qui a parlare. Grazie a Claudio Lippi, grazie a tutti. Prova 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un'altra artista molto generosa, Tiziana Rivara, anche lei qui a Piazza del Popolo. L'emozione fortissima che ha provato salire quei gradini, che poi non è un palco, però sono dei gradini che per noi entreranno nella nostra piccola storia. Esatto, era assolutamente necessario ricominciare. Bello vedere i volti di tutti i miei colleghi, vi voglio bene e bisogna ricominciare assolutamente la nostra vita musicale, artistica, al più presto. Sarà quel che sarà. Ebbene sì, andiamo nel futuro. Grazie a Tiziana Rivara. Grazie. Per casa Marcello Knight da Piazza del Popolo, Greg, grande bluesman questa sera. Io ti stimo moltissimo come chitarrista, come attore, vabbè, tu, il tuo socio, siete grandi, ma mi piaci molto come chitarrista, come cantante. Hai una venatura nel tuo modo di cantare che mi piace molto. Vai bene, ti ringrazio tantissimo. Ma come chitarrista? Come chitarrista sono un po' molto naif, cioè, strimpello. Cantare mi ci metto più di impegno, ma comunque ho fatto il mio primo concerto nel 78, quindi sono passati 42 anni. E quindi? Sono appassionato di rock and roll, di country, di blues, di Martin. Sì. Ma questa sera suonerai, canterai qualcosa o no? Ma sono stato coinvolto, appunto, anche in questo caso, siccome bisognava tendere all'italiano, dell'italiano. Allora, sono andato a cercare un po' tra le cose più affini, quindi canterò Sono solo canzonette di Edoardo Bennato. Molto carino, molto carino. Te l'accompagna la chitarra? No. Gibson 330 o Fender tu? Gibson 335, anche se ultimamente mi sono molto votato alla Fender Telecaster, mi ci trovo molto bene. Diavoletto? No, diavoletto no, una Les Paul volendo anche. Io che sono musica, non mi sento fortunato.
canta santa sona e canta questa serenata, e perché son nata, perché forse già son nata, ma ride come te. Sa canta sotto sti stelle, security, mondo della notte, musicisti, attrezzisti, elettricisti, dietro di loro c'è una ramificazione incredibile, c'è un iceberg grossissimo delle famiglie che non possono naturalmente riempire i frigoriferi solamente di contatti web, bisogna ritornare anche un po' a lavorare. Prossimamente ci saranno anche delle manifestazioni, io so, anche dedicato agli audiovisivi e al teatro, ma qui già c'è una fortissima rappresentanza, anche perché non esiste un confine. L'arte è, come dire, recupero dell'attore con lo spettatore. Bisogna recuperare questa sinergia. E noi stasera facciamo un atto di volontà, ma le istituzioni devono darci una mano. Devono dare una mano agli organizzatori, perché sono intimoriti, sono disorientati, perché se devono essere responsabili della sicurezza, anche degli assembramenti, e non possono fare più il loro lavoro e già debbono, come dire, riempire la sala tra virgolette parzialmente. Quindi diamo una mano a tutti quanti, anche agli organizzatori, a dare fiducia. Questo è un atto di fiducia, vogliamo essere un defibrillatore musicale stasera. E quindi non ci sono prove, è una grande jam, ma cosa importante, seconda, dal 15, e poi mi taccio, dal 15 di giugno riapriremo le frontiere, in qualche modo si darà possibilità di fare lo spettacolo, sì, ma non basta, perché le stagioni sono praticamente compromesse, quindi mi raccomando, non dimenticatevi di dare ancora un supporto, un sussidio a tutti quanti gli operatori, almeno fino a settembre. Noi la veste dei fantasmi.
possibile, sì, incontrarli in aereo. Avranno mani, avranno facce di chi non fa per niente sul serio. Ma perché? Perché l'America è così come Roma, gli fa paura. E il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto. E Ciro Malignano! Ci vediamo in presenza stasera, già tre citazioni. Proviamo a suonare il tuo Mauro che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si ferma ancora ad ogni lampione. Lo fa una musica senza futuro, non ha capito mai nessuna lezione. Sarà che la musica è funzione di capire, ci vedete la terra, dove siamo lì da Zanna, come qui. Sarà che l'anima della gente non è imparata a dire ancora un solo sì. Sarà la musica che gira intorno. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa. Maledetta. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno. Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto. Stefano Fresi, Marcello Cirillo. Grazie. Regolamenti, club your hands. Distanziamento sì, ma le mani le possiamo usare, eh? Yeah.
giusto un'emozione. Eccola. Dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come era ieri e anche di più. Oh yeah. Ai nostri pensieri, a come era ieri e anche per voi.